Esiste anche, un video di quella, sì, di quella interpretazione. Cosa, è interessante saperlo. In che senso lei l'ha fatta, come Verdi la voleva? Ma i tempi, punto primo, i tempi erano quelli. E poi tutte le note che lui aveva scritto. La risata anche, signora. La risata, che è una cosa che non si fa più. Ma è scritta, appunto, la risata. Ha scritta proprio nello spartito dall'autore, dall'autore. È tutto scritto da Verdi, quello che deve esprimere, quello che deve essere Violetta in quel momento, ovvero per questo amore improvviso in questa sua vita disperata, e quella è la luce per lei, la luce, la gioia, l'incanto e l'amore, l'amore vero, non quello a pagamento, e quindi questo amore immenso che prende da questo amico che va a questa festa sua in casa sua, e che c'è questo incontro, queste due che con gli occhi si incontrano, e da quel momento gli occhi non si staccano più. È molto, molto bello. Quindi, e poi Verdi ha lasciato scritto l'opera. Certo, sì, chiaro, chiaro. Non è che l'ha scritto un altro, ma Verdi. E io ho sempre fatto rispetto per il rispetto dello spartito. E il famoso maestro che non mi voleva più vedere, che non mi voleva più tra i piedi perché era meglio che cambiassi mestiere, vero? E invece fu poi una creatura che mi ha voluto un bene immenso e ha cercato di rimediare a quella sua gaffe che aveva fatto, ma aveva tutte le ragioni allora, per insegnarmi le cose che un tempo, ai tempi di Verdi, si faceva. E io la romanza l'ho cantata come la voleva Verdi, in tono, appunto, primo. E poi tutti gli abbellimenti che ci sono, sì. La risata, per esempio, chi è che fa la risata più introviata, ma non fa più, tutte le cose che era quel recitar cantando, che è molto bello, recitare, certo, certo. Questa mia passione che avrei più amato recitare che cantare, l'ho trasfusa nel canto, quindi per me era sempre il recitare mentre cantavo. Io recitavo. È vero. Era una cosa che mi dava una grande soddisfazione, perché potevo vivere il personaggio, ma anche perché avevo una sicurezza tecnica. Chiaro. Sapevo come si respirava, respirare, sostenere, eccetera. Ma tutte cose messe al servizio del personaggio. Vedo che ha una foto della Tebaldi lì sul termosifone. Sì, me l'ha data la Tina, sì. Eravate amiche? Sì, io le sono stata sempre vicina, molto vicina. Lei mi ha voluto tanto bene. Anche con i Bergonzi è amica la signora, anche con Giacinto Brantelli. Sono loro. Sì. Con Carlo adesso mi sa che ha avuto dei problemi. Sì. Bergonzi ha avuto dei problemi alla gara. Purtroppo sì, ha dei problemi molto molto gravi. Infatti io ho studiato con lui qualche anno, vorrei andarlo a trovare, ma non so se mi riceverà, perché... Ma lo riceve senz'altro, con tanta gioia. Lo chiamerò in questi giorni, dirò che ci siamo incontrati con la signora. Sì, con me, e quindi mi vuol tanto bene anche. Tanto, siamo molto amici, anche con la moglie. Allora io, non so, faccio una telefonata, gli faccio coraggio, o li vado a trovare, e allora trovo sempre quelle parole, sì, magari, sì. Che alle volte trovare la parola giusta dà un po' di aiuto nel trovare il modo di solleva lo spirito. Continuare a vivere, ecco. Perché lui ha sofferto moltissimo. Con l'operazione? Interventi ne ha avuti tanti. Alla gamba, vero? Dove è stato? Al femore? Sì, dove è stato operato? Sì, perché lui ha 4 bypass. Lo so. E quindi questo gli dà molto problema. Poi anche il peso, certo. Peso. Certo. Adesso ha un po' dimagrito, ma comunque ha sofferto molto, 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 ecco. Quanti anni avrà Carlo? 85 adesso? 86. Ma è tanto simpatico sempre. La Adele, anche lei è straordinaria. Anche Adele, anche lei non sta bene. Sì. È carica di acciacchi di ogni genere, poverina. Certo. E ogni giorno ne aumenta uno e me ne racconta, poverella. Ah, vi sentite quasi giornalmente allora con Adele? Sì, quasi, quasi. Adesso è già qualche giorno che non ci telefoniamo,
e però sono stata molto vicina, soprattutto il periodo che il marito è rimasto tanto in ospedale, ha cambiato ospedali e anche ha fatto una lunghissima degenza, una degenza tremenda, ha sofferto tanto e adesso si è ripreso, ma... Credo che la cosa peggiore per lui è quella di non poter andare a Busseto, di non poter insegnare, quella è la cosa che gli dà molto, molta tristezza, credo, alla fine. Certamente. Come certo. Anche con lei il canto è la vita, no? Per... Sì, ma io sono molto staccata però, eh. Adesso io con loro li ho anche forse annoiati raccontando... No, assolutamente, assolutamente. Ci mancherebbe. Perché io le ho vissuto, ma... Però... Questo è meglio, meglio dei libri di sì, sentirlo da lei proprio dalla viva voce. Sa chi è che gode di buona salute a New York e anche lei ha più o meno la sua età, la Licia Albanese. Ah, anche se lei la dice, Licia forse è un pochino più grande. La Licia dice di avere 97 anni, dice di non avere ancora compiuto i 100 anni, ma anche la Licia è abbastanza distaccata da tutto e tutti, tranne quando si parla di canto. Ecco. Quando si parla di canto ha tante storia da raccontare, sì, parla, sì. E anche lei dice, quando le si chiede chi è il cantante o chi è il tenore che più ti è rimasto impresso, del quale hai la massima stima, lei dice sempre, perché adesso ha una voce molto flebile, dice sempre Schipa, e poi comincia a raccontare questi aneddoti di Schipa, è interessante. Comunque gode di buona salute, ancora. Meno male, mi fa piacere questo. E siccome tornerò a New York e sicuramente la vedrò, mi farebbe piacere dirle che ci siamo... Gli saluti e gli dica che in Italia c'è una persona che non la dimentica mai. Ah, e credo che Licia farà lo stesso quando le racconterò sì, dell'incontro. Qualche volta mi portano i saluti, ci sono state qua delle artiste... Delle...